Maria Grazia Di Scala, esercitato il dovere ma il diritto anche di voto, quali sono le sensazioni anche dopo la serata della chiusura della campagna elettorale? Le sensazioni sono quelle di un paese anestetizzato, un paese che ha paura di venire allo scoperto, un paese in cui c'è tanto malcontento. Io so che partiamo da una posizione difficile, da una posizione più debole rispetto alla lista di tutti gli uscenti, del sindaco uscente, però mai dire mai, può succedere di tutto. Spero che questo paese finalmente si svegli e si faccia, esca fuori la voglia di riscatto e di libertà dei cittadini. Ottima affluenza, soprattutto per le amministrative, caos totale sul referendum oggettivamente, quasi nessuno, comunque veramente pochi cittadini pienamente consapevoli di cosa si votasse. Sì, purtroppo dove c'è la coincidenza con le elezioni amministrative vedo che molti non stanno nemmeno ritirando le schede per evitare di fare confusione. Ma purtroppo questo deriva a livello un po' più generale, sicuramente dalla circostanza che se ne è parlato poco del referendum, c'è stata poca informazione e secondo me i quesiti sono anche stati posti in maniera troppo tecnica, demandando ai cittadini delle scelte che invece dovrebbe effettuare direttamente il governo, e la gente si è un po' scoraggiata e preferisce non andare a votare, soprattutto comunque un problema di carenza di notizie e di informazioni.